Liliana, che cosa alimenta l'odio secondo te? Ma io lo vorrei capire fino in fondo, probabilmente non sono abbastanza dentro alle cose, perché io abito, sono nata a Milano, ho sempre vissuto qui e ho visto sì il bullo a scuola, ho visto la lite nella cosa condominiale, ma arrivare a quell'odio che è dimostrato adesso in questi giorni da ambo le parti, lo trovo veramente una cosa terribile, appunto, una cosa che non mi fa dormire, una cosa che non mi fa pensare ad altro che quello che sta succedendo, sentendomi così incapace, così impossibilitata a fare niente per nessuno. E non ce l'ho la risposta. D'altra parte tu sai che io non ce l'ho perché sono una donna di pace. Una domanda, mi rendo conto, ingenua. Ne avevo parlato con David Grossman per l'appunto al telefono quando ci eravamo sentiti per concordare il suo intervento Sì, qui, sì. che è ingenua ma che non può non porsi chi è uomo o donna di pace, è come si fa a procurare così tanto dolore a un altro essere umano che sta a un millimetro da noi, cioè come si fa a non sentire il dolore degli altri, quello che si chiama compassione, no? Compassione, Tu nella passione tua vita comune. purtroppo lo hai supportato su di te, ma insomma, di nuovo, ancora oggi, cioè il corpo non è un confine che non ti fa sentire il dolore di chi sta a qualche centimetro da noi. Ma sai, c'è anche una scelta di odio e di vendetta. Io l'ho fatta prestissimo, questa scelta, che non potevo essere come i miei assassini. La famosa pistola che non hai raccolto Che per io ero sparare al tuo diversa, che aguzzino. non è stato inconscio, non è stata neanche una cosa in cui io ho riflettuto, che ho avuto il tempo di riflettere, ma non è in me. E quindi questo senso che seguita negli anni, che non sparisce mai, di odio e di vendetta mi lasciano. Guarda, ho letto oggi una poesia che mi è stata mandata di un poeta americano che si chiama Foster. Lui prega e ha questa fortuna di tutti quelli che sono religiosi di pregare, poi c'è chi non è religioso come me e che quindi prega in modo, come posso dire, personale, ma diretto così nel grande nulla. E questa persona scrive così bene a proposito che ognuno è un altro uomo e che quell'essenza uomo dovrebbe impedire di uccidere l'altro. Lui lo dice molto bene, non certo come lo sto dicendo io adesso, ma mi è arrivata in questa giornata di incubo, come dice Grossman, in questa giornata di vuoto, di tristezza, di attesa di quello che può succedere, che può essere ancora peggio di quello che già è. Questa poesia in cui si prega che uomo contro uomo, bambino contro bambino, ognuno ritrovi l'essenza di sé. Invano, probabilmente. Ci ha mandato una bellissima opera TV Boy, che è questo street artist che ha ritratto proprio due bambini. Mi è venuto in mente adesso che l'ho nominato, non so se la possiamo mostrare al pubblico. E, insomma, che dice poi tantissimo, come sempre, perché oggi questa, ecco, quest'opera può sembrare un sogno, una speranza, un desiderio, eppure, come vedete, sarebbe la cosa più naturale del mondo, no? Grazie. C'è